Gli italiani, popolo di santi, di poeti, di navigatori. Che gran popolo che siamo, capaci di trasformarci, evolverci, plasmarci su tutto quello che può portare ad un indubbio vantaggio. Ci possono anche canzonare, ma non possono fare a meno di imitarci. E a noi, oh, puoi dire tutto, basta che quel tutto l'accompagni sempre con un sorriso. E attento a non toccare un italiano la fede politica, non ti azzardare a criticare la nazionale di calcio e soprattutto non gli togliere Monza. E qui siamo anche noi di SRL, di Sim Racing League, a farvi vivere per l'ennesima volta il sogno italico. Quinto appuntamento, ultimo delle gare sprint per il GT3 First Contact, il campionato totale su GT Sport che vi stiamo facendo conoscere dall'inizio dell'anno. Stanno per partire, il Conte Sky e Desmo Jack sono già affiancati, bellissima la scena di tutte le auto affiancate, vicinissime, devono transitare sul lido start, lo fanno ora, parte ora il Conte Sky, piena potenza la sua Dodge Viper e Cribbio de Legge cerca subito di farsi vedere alle spalle di Desmo Jack, così come tutti gli altri. Stanno per arrivare alla furibonda staccata della prima variante, Cribbio forse lungo, no, riesce a mantenere, ma Desmo Jack ha lo spunto migliore della staccata ed è davanti al Conte Sky. All'interno il Conte Sky mantiene la traiettoria Desmo Jack, all'interno, all'esterno il Conte Sky, l'uscita, guadagna l'uscita migliore, migliore trazione della Porsche, della Dodge Viper che scatta in prima posizione e ne approfitta forse anche Cribbio the Legend. In questo momento in pista, stavo vedendo tra l'altro il laterale della 458 Italia GT3 di Stig, con scritto in d'oro Ita versus Stig. Vediamo subito i tempi a supporto, miglior giro per il Conte Sky, ovviamente 1:46.982, l'unico pilota che è riuscito a scendere sotto il 47. Ribbia i danni, ma lo stavo notando perché ha il muso completamente scartato, praticamente come una caramellina, e si vedono proprio le strisciate evidenti di grigio sul rosso, praticamente non c'è più in alcuni settori della sua livrea. La doccia probabilmente in favore di scia, e quindi guadagnare l'interno e alla staccata sopravanzare proprio la Z4 numero 23 di Desmo Jack, che vediamo se difenderà l'interno. Non c'è comunque l'attacco di Maverick, è più avanti invece Cribbio che esce dalla roccia, si fa vedere un lupo nero che cerca di mantenere l'interno. Intanto spero che tu stia seguendo intanto Desmo Jack e Maverick per vedere se c'è una situazione di bagarre. Va lungo lupo nero e ne approfitta Buccheri, 80, che guadagna la quinta, ma Buccheri va a largo, sbanda mostruosamente, perde e Skullwand dietro quasi all'erba cerca di prendere l'esterno alla curva Piazzoro, ha visto l'incertezza di Buccheri, 80, la parabolica in scia, Skullwand probabilmente entra l'attacco alla parabolica, infatti lo fa, all'interno si affianca, arrivano alla staccata e interno, vediamo se c'è il controattacco, l'incrocio, no, si rimette però in scia, vediamo. Interno di prepotenza, si porta all'interno vicino al cordolo, sbanda un pochino, arrivano quasi al contatto e lo passa, sesta, quinta posizione per Skullwand, vediamo Buccheri se farà il controattacco, arriva la staccata molto tirata, ancora di più per Skullwand, mantiene però la linea e riesce a affrontare la roccia correttamente. Squadra. Sì, sono probabilmente in team, sono in chat, probabilmente stanno comunicando i due piloti e gli dice proteggimi da dietro che arriva la Furia Rossa, The Red Fury è dietro e quello però non lo puoi fermare con un ordine di scuderia. Cribbio the Legend vuole passare alle due di Desmo, intanto unica, storica, e infatti lo fa, vediamo se mantiene la linea, sì la mantiene, vediamo, all'interno cerca di andare controattaccare addirittura tra le due curve della variante Ascari Maverick, ma desiste. Cribbio de Legge guadagna la terza piazza e sul podio, ottima comunque la prestazione. Vediamo se adesso Cribbio, il conte ha tagliato il traguardo zigzagando e vince questa gara, gara 5, vince la gara a Monza. Allora vediamo un po' adesso, allora è l'ultima curva, vediamo l'uscita in scia, Desmo Jack è sbandata, Cribbio the Legend forse non ce la fa con la scia, vediamo, anche perché il traguardo è proprio è subito e niente, Cribbio secondo, è passato, incredibile, è incredibile.